Si dice sia impossibile accontentare tutti, e ciò è tanto più vero se parliamo di 220.000 persone accorse a vedere Vasco Rossi al Modena Park e di 5.633.000 spettatori che hanno seguito il mega evento su Rai 1 con il commento di Paolo Bonolis. Dopo le pesantissime critiche piovute sul capo del conduttore reo di aver dato poca attenzione alle canzoni, adesso nel mirino finisce anche la moglie Sonia Bruganelli, che, come ben documentato su Instagram, ha avuto l'onore di vedere Vasco nell'area ospiti mentre dietro di lei, sotto al caldo incessante, si accalcavano centinaia di migliaia di fan di Blasco. La Bruganelli non ha mai nascosto sui social di potersi permettere il lusso di viaggiare su un aereo privato o magari comprare scarpe costosissime alle figlie, e le polemiche ad ogni post che pubblica si fanno sempre più aspre, ma la moglie di Bonolis non arretra di un centimetro e continua a godersi la vita e tutti i doni che le vengono fatti. Tra foto e video in cui si scatena il concerto di Vasco Rossi al Modena Park, i detrattori ci sono andati giù pesante. Qualcuno ha scritto: sai perché non mi piaci? Perché sei troppo povera di sentimenti anche se ricca di denaro. Qualcun altro ha scritto ancora: ma quel neo orribile quando te lo togli? Hai bisogno di beneficenza? E ancora leggiamo: grande donna, ma ha fatto qualcosa di importante? Se non fosse stata la moglie di Bonolis, chissà che cosa avrebbe fatto. Non mancano però anche tanti commenti a difesa della Bruganelli. Qualcuno, per esempio, ha scritto: ma pensate veramente che Sonia abbia la vita perfetta? Certo è privilegiata, ha un tenore di vita alto, ma ricordatevi che i soldi non possono comprare tutto. Attendiamo la risposta della diretta interessata alle critiche, ma forse Sonia non ne ha bisogno. Chissà che non segua la filosofia del comandante e pensi che domani sarà sempre meglio.